Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, ci sono delle novità a tema Inazuma, probabilmente lo saprete già da ieri, da altri canali, però ho avuto tempo anch'io adesso di guardare un po' di che cosa si tratta e c'è dell'hype? Sì, diciamo di sì perché aspettavamo da tanto notizie e finalmente ne abbiamo di nuove, finalmente. Mi scuso intanto per l'assenza in questi giorni, ho avuto un dicembre molto particolare tra influenza, tonsillite e altri problemi vari, tra cui anche problemi al computer, quindi olè proprio. Ma adesso entriamo nel dettaglio. Allora, questa è la traduzione italiana fatta diciamo da Google, quindi non ci sono proprio delle cose precise, però ho guardato anche video di colleghi e diciamo che ci sono delle cose fondamentali da dire. Intanto che lo sviluppo del gioco è andato avanti ed è addirittura d'arrivo, possiamo dire, e che la parte più difficile che preoccupava anche Ino e tutto il team di sviluppo era quello di cercare di unire il gioco da touchpad con pennino o con dito, insomma, insieme a quello, diciamo, più da Strikers per la Switch, ecco. E cosa che è stata fatta con un nuovo sistema di gioco che adesso mi metto qui tramite questo trailer, così mentre parlo vedete le immagini e anche qualche artwork che è stato rilasciato. Allora, Victory Road, appunto, quando uscirà ancora non lo sappiamo. Sappiamo dalla fine di questo trailer che vi sto mostrando che nuove diciamo informazioni verranno rilasciate a febbraio del 2023, quindi vuol dire fra 2 mesi, non è tanto, possiamo aspettare, poi vedremo perché probabilmente ce le daranno il 28 febbraio 2023 conoscendo un po' i ritmi, però è scritto anche all'interno del testo di questo sito, di questa pagina, che ci sarà ecco una delle tempistiche un po' più precise e che verranno rispettate un po' meglio, quindi questo è quello che ci auguriamo. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini con il gameplay in verticale, in orizzontale, quindi modi diversi di giocare a questo nuovo gioco, che a quanto pare sarà per Switch, perché queste modalità penso siano molto difficilmente replicabili in altre console, però eccolo qua, vedete, verticale, orizzontale, cambi di visuale, quindi l'inquadratura del campo di gioco. Io non ho una Switch, potrebbe essere quella svolta che mi fa comprare una Switch, non lo so, questa era un'ipotetica domanda, perché dipende anche da un altro grande quesito: uscirà in Italia? Non lo so, o comunque in Europa, in altri mercati diversi da quello giapponese. Secondo me no, dico la verità, però la speranza è l'ultima a morire, e vediamo se ci sarà comunque un modo di giocarci in qualche modo, cosa che mi piacerebbe fare, perché chiedesse appunto ci giocherai, io lo spero in qualche modo, ma se non riuscirò a giocarlo comunque sarò curiosissimo di vedere da altri colleghi, diciamo così, come si gioca, insomma, perché mi pare uno Strikers più definito, tra l'altro con mosse ecco molto belle anche a livello di gameplay proprio, cioè è più fluido mi sembra, ed è una cosa molto positiva. E visuali sarà da rivedere, penso sarà possibilità di cambiarlo oltre a verticale e orizzontale, anche zoomare un po'. Qui ha stoppato con la manina e sta facendo i vari passaggi, vedete che si può giocare sia con la pulsantiera diciamo che con il touchpad, anche in modo penso unito, cioè fare una cosa con un pennino mentre con l'altra mano stai a passarla eccetera. Si vedranno anche delle tecniche speciali, lo fa adesso Axel che fa 2 scatti e poi eccolo qua, in modo abbastanza fluido si passa dal campo di gioco alla mossa. Speriamo che i tempi di caricamento siano davvero così efficienti, perché renderebbe insomma più veloce il gioco, che non fa mai male. La grafica è bella, carina, niente di eccezionale, ma comunque ci piace. Come vedete sono stati aggiunti tutti i personaggi delle varie saghe di Inazuma. Ma non è finita qua, perché oltre alle tante tecniche che stanno mostrando, giocando anche con la nostra nostalgia, abbiamo Victor, abbiamo visto Nathan, abbiamo visto Axel, abbiamo visto tanti personaggi. Eccolo qua Jack, questo è il muro di roccia, penso, la montagna di roccia, muro di roccia, penso, sì. Quindi ecco, Sonny, abbiamo un po' tutti i personaggi, ci stanno lavorando per bene. Questo è l'artwork molto bello rilasciato, insomma, al termine di questo trailer, veramente molto molto bello. E le prossime informazioni sono in febbraio 2023, le aspettiamo con ansia. Questo appunto è il messaggio che magari vi lascio come link in descrizione, poi in alto a destra su Google basta fare traduzione per capire un po' meglio. Cose importanti quali sono? Ci stanno lavorando alla grande,
2023 punteranno anche su Inazuma come level 5. Nuove informazioni saranno nel febbraio 2023. Questo nuovo personaggio, appunto, che non si sa bene chi sia. Ho sentito da Ivar, da Diegub e da altri, diciamo, spagnoli, che potrebbe essere un simil Mark. Non lo so, vedremo. Sarebbe interessante sicuramente, anche per dare proprio un nuovo arco narrativo alla storia, che è già bella arzigogolata fra spazi, cioè fra viaggi spaziali e temporali. Ma chi lo sa, ci può regolare tanto con Inazuma. Io spero che l'hype si faccia sentire, quello sì, perché è importante per tutto quello che è la community di Inazuma e noi appassionati. Ecco, io mi ci metto sempre un po' in disparte, però comunque bene o male ci sono anch'io. E ecco, non vedo l'ora di sapere nuove notizie, non manca molto a febbraio, siamo già quasi da gennaio di 2023, quindi ci siamo quasi. E seguitemi ragazzi per novità e per in generale nuovi gameplay, nuovi video sul mio canale, e domani tra l'altro uscirà anche la nuova parte di Galaxy, e quindi ecco, stiamo arrivando anche lì alla fine. Un bel mi piace, iscrivetevi e commentate, vi ringrazio per la visione, al prossimo video, ciao ragazzi.